Stasera in compagnia di un totem dell'automobilismo non solo italiano, conosciuto, riconosciuto e apprezzato in ogni interstizio della Rosa dei Venti e con noi il grande ingegnere Sergio Limone. Buonasera ingegnere. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Beh, la sua avventura si è evoluta. Nell'automobilismo ai più alti livelli del Rally, del DTM, ma l'embrione della sua passione come ogni buon ragazzo adolescente piemontese si è cementata attorno alla realtà dell'automotive, ma anche attorno a una bellissima cronoscalata qual è stata e qual è la Cesana Sestriere. Ci racconti di quel periodo? Beh sì, sicuramente quando ero ragazzino la Cesana Sestriere qui a Torino aveva un grosso fascino, anche perché era una gara di europeo. C'era un plateau di partenti di primissimo livello e allora, dotato di una macchina fotografica, partivo e andavo a vedermi le macchine e vedere la gara. Accompagnato di miei, perché ero veramente ancora un ragazzino, penso che quegli anni lì siano 14-15 anni. È stata lì la, il primo contatto con l'automobilismo sportivo e diciamo che la, la passione delle cronoscalate mi è rimasta. Nel sangue, nel senso che se posso la scappatina la faccio volentieri. L'anno scorso sono andato al Nevegal, alla gara di apertura del campionato italiano, trovando Lucio Perugini, Osella, così. È sempre un ambiente, trovo, è un ambiente il, che offre ancora molto spazio all'inventiva. È forse l'unico angolo eh, in cui si inventa la vettura. È uno che per uno che ha inventato sempre. Eh, autovetture dalla tesi di laurea al, al, all'ultima vettura fatta, e questa è una cosa veramente bella, si vedono anche delle, delle, delle realizzazioni molto carine. Ecco. Ma eh, sì, sono assolutamente d'accordo con lei, eh, meno male che c'è ancora nelle salite, questa dimensione semi-artigianale a dispetto comunque di grandi professionalità, perché? Eh, perché eh, improvvisazione nella tecnica che fa rima con l'improvvisazione nella guida il pilota di, 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 eh, da salita per antonomasia è quello che rispetto al driver da pista deve affidarsi più all'improvvisazione rispetto alla, alla pista che è magari è un po' più metodica nell'approccio non so se è d'accordo con me perfettamente d'accordo da, eh, è un po' quello che succede anche nei rally il rally è bello perché sì. la provvedizione è pura il, la, la, la salita è più Direi che addirittura più impegnativa. Qui abbiamo delle salite. Tutto sommato, lunghe, si va dai 7-8 ai chilometri fino alla Trento Bondone, che mi pare sia una trentina, però eh, gli inglesi, le, le salite. Le fa, eh, le, le, gli inglesi fanno delle salite su percorsi di un miglio, veramente con dei dislivelli. però eh, anche quello è un ambiente vivacissimo, ricco di. Eh, soluzioni interessanti, veramente con la fantasia al potere, eh. con dei tempi. Mi pare che il record di Selcy Wash sia 43 secondi: no? è un assolutamente sì, gui è, è guidare un dragster su per una salita. Eh. Assolutamente Bellissimo. sì, ho avuto, cioè, modo un, avuto modo di vedere delle, delle crono britanniche velocissime, però con un parco partenti eccezionale in cioè, sì. termini di piloti che in termini di appunto di vetture. Bene, lei ha in Abbott nel 1972. Sì. Eh, agli inizi lei si occupava di installazione degli accessori e di componenti e sottocomponenti all'atere del propulsore, comunque della meccanica. Sì, sì. sì, 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 sì. ho iniziato come motorista, eh, io sono stato eh, reclutato dall'ingegnere Stefano Giacoponi. Eh, che cercava un, un ragazzo di bottega da mettere in sala prova e poi, approfittando del fatto che non solo era ingegnere meccanico, ma era anche perito meccanico me la cavava abbastanza bene a disegnare, ho cominciato a disegnare qualcosa con le di aspirazione. Ho installato la pompa qui Fischer della BMW su motore bialbero Fiat. Mi sono divertito tantissimo perché è il sogno. Io sono entrato in Abart il giorno che compivo 24 anni. Eh, quindi il potere eh, pensare, disegnare e vedere realizzato da gente capace, le tue idee è stata veramente una, una cosa. Che avrei, no, il grimandello su quello che sarebbe stata una straordinaria carriera. Beh, Beh lei, <ride> grazie. lei fu subito assistente di un altro totem del tempo in Abbart, qual è Colucci, l'ingegnere sì, Colucci? Diciamo che. A seguito di una riorganizzazione interna dell'Avart nel 1975, quando l'ingegneria Capone è passato a dirigere i motori Fiat, eh, il signor Colucci è diventato direttore tecnico e io sono andato a fare il suo assistente, il ragazzo di bottega, però nei ve dei veicoli perché era un po' il mio sogno passare nei veicoli. Io sono entrato per, per entrare, cioè mio, non sono mai stato. Un motorista, gli definisco motorista pentito perché non avevo l'attitudine a fare motorista e terraista, era stato il mio sogno, e poi e quando si è aperta questa opportunità, io sono la cavalcata, eh, bravo. Quando lei e... arrivò in Abbat, il processo di iniziazione della versione corsa era già iniziato. Quindi, quando lei arrivò, c'erano già, insomma, in questo gruppo di lavoro c'erano già i primi prototipi di questa 131. Sì, 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 ricordo. Era, era finita. Il contesto storico era assolutamente impegnativo perché ogni nascita di un nuovo modello comporta delle perplessità, delle complessità, delle problematiche. Ma sostituire un'icona come la Stratus che veniva da una serie di vittorie incredibili. Che era considerata la regina, era oltremodo più impegnativo che rispetto a qualunque altra macchina da avvicendare. Quindi, insomma, penso che il vostro compito sia stato particolarmente gravoso perché la Stratos continuava a vincere e si doveva portare alla vittoria, difendere l'immagine del marchio, una vettura che di agonistico forse poteva avere lo schema Transax, ma non l'altro. È eh, perfettamente ragione, nel senso che i tecnici Abart che avevano portato eh, allo sviluppo dei rally dello Spider, facendo lo Spider Abarth, la sospensione posteriore indipendente, che è stato l'eterno secondo dietro la Stratos, a un certo punto hanno pensato bene di fare l'X19, lx 2000, una macchina stupenda, che sull'asfalto se la giocava con la, con la Stratos, con, molto, molto, addirittura più leggera. Eh, questo ha portato però a un risultato in attesa che la direzione Fiat si è chiesta perché doveva spendere soldi per far lottare Lancia contro Fiat con due vetture prodotte da Bertone hanno detto sapete cosa dovete fare la Stratos la mettiamo nei, nelle gare di secondo piano eh, l'X19 visto che è appena partita Uh, Bertone stava attrezzando la protezione Parlere, Parleremo uh, dell'X9. Uh, e, qui e quindi fatti il cento, prendete il 131. Il lavoro è stato affrontato chiaramente con un grosso magone perché si sapeva di lasciare una macchina vincente e si andava verso un veicolo che aveva tante belle caratteristiche tranne quella di essere una vettura uh, orientata ai rally, era una tranquilla berlina di famiglia. Esisteva fortunatamente la versione due porte da cui... La vettura Colucci, e con la collaborazione di Bertone ha ricavato una berlietta direi tutto sommato interessante, molto mentre, innovativa per quei tempi. Mentre scorrono le immagini della Stratos, andiamo anche a sostanziare quello che fu un sentimento che l'accompagnò nei primi anni della sua carriera, cioè una grande ammirazione nei confronti di questa berlinetta. Per la grande modularità, perché all'interno del progetto Stratos, andarono a convivere parecchie soluzioni diverse. e Questo la colpì, morto, la colpì molto come tecnico. Sì, diciamo che eh, a posteriori, perché eh, leggendo soprattutto il libro, lo stupendo libro che ha fatto Gianni Tonti sulla Stratos, eh, per, me, per me la Stratos era l'odiato nemico, mi sono reso conto che appunto è stato un processo. Molto sofferto la, la progettazione della Stratos, molto complicato perché la Lancia Corsa, a differenza dell'ABA, non aveva un ufficio tecnico proprio da gestire, aveva forse uno o due disegnatori per le, le piccole parti di dettaglio. Mentre la, la Stratos è nata in ambito Lancia, è nata addirittura è nata una macchina pensata per ospitare un motore, non è stata finalizzata un motore come è stata per esatto. esempio fatta la stetta 37. Quindi tenendo anche presente lo sparuto numero di persone che l'hanno fatta, è risultato veramente ci, eccezionale. Ci fu, poi, ci fu un contezioso, feroce con Enzo Ferrari fino alla fine che non, sì. che non assegnò con molta diciamo, diciamo facilità la, i propri la motori. Mi, la minaccia era stata, a quanto ho letto, era stata quella di usare il motore della, della Merak sì, l8 dell sì, v della Merak sì, della grande rivale, della sarebbe, grande stata rivale di... della... sarebbe stato interessante <ride> eh, ah, sì. Sicura, sic sicuramente sì eh, Stratos eh, che poi divide gli appassionati perché alla 131 una parte degli appassionati più integralisti eh, va appunto a eh... scusi un attimo mi è scomparso il segnale, una parte eh, si è fermato sì, è che... sì, sì, sì. Eh, Mi risente, si mi ripete? Sì, sì, io lo sento sempre bene, ogni si ferma, ma la sento bene. Sì, una, parte, una parte degli appassionati uh, pensa che lo stop al progetto Stratus l'abbia privata della possibilità di vincere quanto la Delta, ma oggettivamente la Stratus sarebbe andata a perdere delle caratteristiche che negli anni invece l'avevano resa vincente per dei cambi regolamentari. Quindi probabilmente... Sarebbe stata un po' più dura la vita, sebbene con la possibilità ancora di vincere, come ha dimostrato la sua carriera fino sì, all'81 81. Sì. penso anch'io che avrebbe avuto la vita più dura, però credo che ci fossero anche delle immagini di sviluppo notevoli. Diciamo che è stata eh, troncata a livello di maturità, d'altronde, la strato non, non ha bisogno sicuramente delle mie lodi per essere eh, affermata. Basta pensare, appunto, ai risultati. Poi ottenuti da Darnish con la vettura eh, già a regolamento gruppo 476, quindi priva di testa a quattro valvole, ma solo con le due valvole, Darnish ha ottenuto delle cose, ha fatto dei risultati stupendi con la macchina di Chardonnay in Francia. Per cui Assolutamente. Ma è stata sì. lung lungamente competitiva, d'altronde sì. era la formula giusta: il motore centrale, un motorone, eh, forse non la formula ottimale, nel senso che il fatto di avere il motore sopra il cambio quello del Dido 246 chiaramente portava il motore un po' in alto in alto in, eh, questo sì forse perché dico quando eh, forse personalmente avessi col senno di poi avrei scelto il Merac col motore col, sarebbe venuta fuori una 37 ante littera con il assolutamente sì è, un, è un, un concetto del Cupere che a lei sta particolarmente caro e poi poi lo vedremo, torniamo però alla 131 che volente o nolente comunque avrebbe dovuto occupare quello spazio da star che la Stratos uh, aveva perso per defilarsi un po' verso impegni che non fossero quelli di riforma sì. ufficiale è di tutta evidenza che evidentemente la Stratos fosse la comparazione al chilometro o nei test rispetto alla 131, insomma, quanto Beh. tempo impiegò la 131 per arrivare a un livello accettabile di performance, considerato che poi nel 77 vinse il primo dei tre mondiali. Ecco, il processo quanto fu lungo? Ma diciamo che il processo di il svezzamento durò tutto il 76, nel senso che la macchina è stata omologata ad aprile 76. Eh, non si erano fatte tante prove, si era fatta una scelta di base dell'architettura creando tre prototipi con delle soluzioni diverse. Si era scelto, uno poteva essere dotato di ponte rigido o di De Dion. Uno aveva le sospensioni del 124 Spider e uno aveva le sospensioni derivate dall'X19, dall la sospensione posteriore. Le vetture differivano per quello, si fecero delle, delle analisi comparative e alla fine si scelse quest'ultima versione eh, che è un'evoluzione, non è proprio la stessa sospensione dell'X19, ma un'evoluzione interessante su quella base fatto questo la macchina fece qualche gara di prova ancora col motore dello Spider eh, gareggiando a Saluzzo, gareggiando in rally di campionato italiano come prototipo. È sortito all'Elva vincendo, poi è andata ha fatto delle gare qua e là, eh, si è tentato di fare il Marocco eh, con un risultato molto deludente, addirittura inferiore non che si pensasse di vincere la macchina era molto veloce ma non era affidabile poi ha vinto i Mille Laghi con Marco Ale e di lì è iniziata una carriera la macchina è cresciuta e nell'anno successivo nel 77 vinto, arrivo al primo 76, mondiale. Mondiale, anche, oh, ecco lo sapevo tirato il cavo eh, <ride> eh, capita vabbè eh. La trazione a volte gioca brutti scherzi ingegnere. Deve stare caldo, cal il filo eh. dell'auricolare che è un po' corto. Beh, sì, sicuramente sì. Allora, eh, 131 quindi che comincia a vincere, no? mm, un'esperienza che si protrae fino all'80, però una meccanica oltremodo uh, riottosa ad essere guidata con fluidità, una trasmissione soprattutto eh, molto dura ed un motore che poi trovò nella sua versione Safari la giusta quadra da poter dare a tutte le versioni 131 perché insomma rimbalzano tanti dati di potenza sulla 131 ma forse il motore Safari è quello che sì. come curva di coppia più si adattava alla 131 insomma. sì sì come le avevo detto eh, inizialmente si cercò di arrivare eh, dalla rincorsa ai cavalli poi in realtà quando dà quel motore Safari con delle cam meno spinte, il risultato di guidabilità fu così buono che la resa, i tempi al chilometro lo confermava, che si decise di dedicare questo motore che aveva quasi 230 cavalli, che non sono sicuramente una, uno sproposito per un due litri, a quattro eh, valvole, sicuramente l'Escort, l'RS2000 dell'Escort era molto più potente, però è un motore che aveva 90 dall'estate, Noi avevamo 90 mm di corsa, quindi pistoni piccoli, velocità del pistone molto elevata, corsa lunga, quindi una, iner una notevole inerzia dell'albero motore. Assolutamente sì. Eh, noi diciamo che non ci chiedevamo, ci siamo chiesti per lungo tempo all'inizio dell'avventura del 131 perché l'escort andasse così forte e per chiarirci bene l'idea ne abbiamo affittata una in Inghilterra da David Sutton e Pianta l'ha provata la Mandria e la differenza sostanziale era il motore, il motore aveva un motore che era derivato dall'architettura di quello di Formula 2, il cambio era un tranquillissimo cambio sincronizzato era quello della Fiat 130 coupé tra l'altro eh, niente di particolare, il ponte era quello del Transit una macchina rozza Rozza, ma, ma intelligentemente rozza, ecco, cioè fatta io, è incredibile, veramente un capolavoro di, di, di semplicità ed efficacia. Una delle macchine più belle, diciamo, proprio più vincenti, ma anche più belle, del, nella, più nella, se, nella semplicità, più più. efficace, sì. beh, la 131, comunque eh, che rivendicò il suo status andando a vincere tre titoli mondiali e, certo. che un e che a un certo punto comunque forti non solo della della valenza del gruppo tecnico ma anche dei piloti che la guidavano che evidentemente trasferivano certo, molto certo. bene parliamo so, di un Walter Roll gente di questo tipo Allen, Allen. Gente eh, gente che comunque riusciva molto probabilmente a trasferire molto bene quello che erano le proprie sensazioni in vettura. Dei tanti problemi da risolvere della 131, quale fu il più complesso uh, per cui venire a capo? Oh. No, no, io parlo sempre motore escluso, perché non sono motorista, per cui non so dire in termini di motori, quale sia stato il problema più grosso. Un problema che definirei irrisolto del 131 era l'avantreno che dopo eh, un po' di, 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 di chilometri eh, na, sul, sullo sterrato pesante si ruvidiva, eh, scorreva male per cui la macchina diventava sgradevole. Questo è stato un grosso sforzo che avevo sempre cercato di fare per migliorare questo comportamento ma non ci siamo mai pienamente soddisfatti eh, diciamo che Beh. è stato un po' uno dei limiti del safari ecco, il safari 79 dove la macchina è arrivata a terza però ha sempre lamentato eh, diciamo che cambiavamo ammortizzatori eh, rinnovando non tanto la cartuccia ma la, la, le parti di scorrimento ogni, ogni, ogni peso spinto credo che sì, che abbiamo cambiato 7-8 volte durante la gara di ammortizzatore anteriore Beh, abbiamo argomentato fin qui delle due eh, rivali in casa, no? Due macchine all'antipodo tecnicamente che però finivano col dover fare la stessa cosa, correre, certo. sebbene avessero una natura, o un'origine tanto diversa. La grande sacrificata eh, di questa famiglia, di questa galassia Fiat che sfornava talenti dal punto di vista umano e vetture di primo ordine è senz'altro stata la X19. Una Spyder che ha conosciuto una Rozer, eh, il più grande successo commerciale eh, oltre Oceano. E che, essendo una, una vettura senza tetto, aveva in sé delle quote di rigidità flesso torsionali delle caratteristiche proprie. Che, come giustamente diceva lei prima, l'avrebbero resa molto competitiva. Insomma, si finì col sacrificare due vetture che, come diciamo identico kit sportivo, forse ne avevano da vendere. La X19 adesso vince in salita con Dondi. La sorprende questa competitività di questa macchina dopo 50 anni? Assolutamente no, perché credo che Dondi abbia fatto la scelta giusta, nel senso che ha preso uno spiderino molto leggero, perché diciamo che macchine come l'X19 sono macchine nate con un regolamento eh, di crash anteriore che non obbligava. Molto non no, poco severo, quegli anni lì la, 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 la severità era non quella no, attuale. Non c'era pa, parlavo, parlavo della versione USA dell'X19, eh, però comunque, la... comunque non erano le norme attuali. Comunque la macchina sì, certo. è leggera, è leggera ha eh, praticamente sì. è seguito, inserendo un motore 2 litri, un po' quello che ha fatto l'ABART in quegli anni. Ha fatto la scelta giusta, poi probabilmente anche direi che è anche molto bravo a metterla a posto perché sicuramente c'è quel qui di in più perché poi la soluzione tecnica può essere allettante e gradevole dal punto di vista ingegneristico ma se non hai poi chi ti mette a posto la macchina lo sai, portare al limite, a sfruttarla non, non ottieni nulla per cui direi che la, la, la soluzione è giusta oltretutto poi credo oggigiorno uno spider così leggero Integrato da un roll bar a gabbia, sicuramente una buona ricetta. Perché non fu mai scelta la X199? Perché forse il ritorno commerciale afferente al marchio Bertone non era propriamente. Esattamente, esattamente, esattamente. Era una Fiat per caso, nel senso che poteva essere prodotta da Bertone con motori di qualsiasi altra, altra ditta. Cioè, era nata con, recuperando parti del 128, però è stata una, una macchina. Molto venduta negli Stati Uniti dalla rete Fiat, ma prodotta da Bertone. Per cui... Insomma, infatti all'inizio molti la chiamavano 128X19. E sì, aveva delle parti comuni, sicuramente, sicuramente. Così come la Stratos aveva delle parti comuni con la 127 e alcune eh, nella zona del posteriore, Signor mm. Insale Block, per esempio, che ha tanti problemi dietro da... all'inizio. Dà, eh, ed è curioso pensare ingegnere che proprio la Stratos all'inizio giaceva nei concessionari perché non la voleva nessuno insomma alla luce di quello che poi la versione stradale purtroppo ha subito quella sorta anche perché allora bisognava farne 500 e 500 era un bell'onere da smaltire. diciamo che 500 era stato uh, gruppo 4 prima prima 500, poi 400, gruppo P200 o le stradali da smaltire erano veramente un osso duro per la rete commerciale, perché poi erano macchine approssimative, cioè senza, o le caratterizzavi fortemente come è stato eh, per la, la, la stradale della, della 037, che altro non era della, eh, che, che non, una versione addomesticata del Corsa, la macchina non aveva silent block per cui cioè non aveva neanche il posto per la radio tanto era inutile mentre la radio non si sarebbe sentita però questa 150 stradali le abbiamo vendute 50 le abbiamo tenute di, di, di scorta per la squadra corsa per avere le scocche per alcuni anni ecco questo. ogni tanto la perdo in genere l'ho ritrovata bene ecco, anche io la perdo sì, dicevamo Arriviamo all'inizio degli anni Ottanta, esaurita la carriera della 131 che comunque ha continuato a vincere anche in Italia con degli ottimi interpreti che sicuramente incontreremo, parte il progetto 037 da una cellula abitativa della beta e credo che sia probabilmente la macchina a cui lei è rimasto più legato, mi corregga se sbaglio? Sicuramente perché il primo amore non si scorda mai, è stato il mio primo grosso progetto eh, iniziato nel 1980, eh, con, eh, così, con, è stata una grossa sfida. C'era già apparendo la quattro ruote motrici, le Audi cominciavano a muovere i primi passi. E sicuramente c'era un grosso interesse a capire il potenziale della eh, quattro ruote motrici. Eh, giustamente in Lancia non ci siamo fatti attirare troppo. Da questa, da, da, dalla versione quattro ruote motrici abbiamo preferito affrontare il tema quattro ruote motrici con una seconda vettura che è poi è stata l'S4 assolutamente sì eh, avevamo parlato in privato e adesso il nostro Paolo Calovolo ASA 2020 ricordiamo il suo movimento così come eh, salutiamo anche Marina Federico Resinti Motori Sport e ci anticipa perché volevamo parlare proprio della Mazinga di questo proto della 037 che insomma andava a ospitare delle soluzioni che sarebbero state utili poi sulla S4 e Giorgio Pianta definì la 037 la migliore vettura a due rotomotrici mai costruita, lei è d'accordo con questa definizione? Non l'ha detto anche Pianta, l'ha detto anche Roel, per cui mi fido di loro. Sono un modestissimo pilota di Busa, di lancia Busa, per cui non, non ho nessuna pretesa. Direi che i risultati, il fatto di essere l'ultima stata l'ultima due ruote motrici a vincere il campionato del mondo, e le testimonianze di Pianta da un lato, che è una testimonianza di parte, ma di Röl, che me la dedica al libro che ho fatto sulla Lanciarelli la definisce appunto come una... Uh, la più bella delle due ruote quattriste da lui guidata mi fa, fa molto piacere. Beh, il, il contesto in cui nacque la 037 però fu del tutto particolare perché i vertici del gruppo volevano che non si perdesse l'inerzia agonistica della 131, cioè esaurito il ciclo tecnico. Eh, mi pare che proprio Pianta volesse che si realizzasse appunto una vettura per continuare il trend agonistico, Beh, sì, sicuramente sì. Eh, doveva esordire il gruppo B. Eh, quindi foglio bianco eh, sono state valutate diverse possibilità. Una era una Ritmo a motore centrale tipo sì. la 5 eh, l'altra poteva essere una Delta o, nella versione motore centrale, addirittura si era proposta una versione a motore anteriore, cambio posteriore. Eh, poi si è pensata a una vettura eh, simile Stratos con un traliccio tubolare motore Ferrari cambio ZF però era improducibile in tempi brevi la scelta di molto buon senso è stata quella di utilizzare la cellula della Monte Carlo che era già attrezzata per essere prodotta in 200 es esemplari alla scocca centrale unire dei tralicci in tubo che l'Avart sapeva benissimo come fare e delle sospensioni a schemi a parallelogrammi con uno schema eh, convenzionale ma anche intelligente, nel senso che bracci molto lunghi per cui poco spazzolamento a terra, posteriormente una sospensione innovativa in cui i carichi andavano direttamente dalla ruota al telaio senza passare per i portamozzi, eh, una, una raccolta di elementi affidabili, il motore del 131 sovralimentato, il cambio Bell della pantella. Al tempo si poteva attingere a un vasto repertorio tecnico del gruppo, quindi c'era questa sì. sinergia possibile fra sì. i vari componenti e sottocomponenti. Sì, sì. Fuori del per... gruppo siamo andati solo per il cambio. Perché non si poteva proporre una 037 a trazione totale? Beh, eh, diciamo che avrebbe stravolto un po' la vettura. Eh, bisognava. Rivoluzionare tutto l'abitacolo e poi soprattutto fare una, tutta la nuova la trasmissione, capire come farla. Uh, il dubbio è venuto se non fermare il progetto 037 e ripartire con la quattro ruote motrici. Saggiamente, devo dire, Fiorio ha deciso di andare avanti con la 37, ritenendo che sarebbe stato un errore lasciare ferma una squadra corsa per troppo tempo. Per, per, perché non si trattava solo di fare la 37, fare la quattro volte motrici, ma si trattava anche di capire come farle. Così abbiamo perso. Scusate, abbiamo perso, Beh, ho deciso tu... di, 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 di buttarci a, a pancia a Rosoterra uh, sul, sul progetto 037, appena la 37 è, è stata pronta, nell'83 si è già cominciato a disegnare assolutamente, assolutamente sì, ora ehm, penso, ce le voglio fare una domanda, lei eh, veniva appunto da un'esperienza con una vettura con la scocca autoportante e poi ci fu appunto questo passaggio ad una vettura che invece aveva un, un telaio tubolare, insomma ci chiedevamo sì. con Lucio Perugini che no, lui... Ha uh, un bellissimo esemplare di 037. Suo padre ha ottenuto la prima vittoria a svolta di Popolo 82 per sì. la 036. Ci chiedevamo quale eh, diciamo, coraggio si sia voluto per far esordire una vettura con telaio tutta tubolare. In un'epoca in cui magari ancora eh, c'erano tante vetture con la scoccato portante. e insomma, quanto sia più difficile progettare una macchina solo tubolare che magari ti dà leggerezza. Facilità di sistemazione degli accessori, ma che in caso di urto, comunque delega la resistenza al solo traliccio. Mentre magari una macchina autoportante c'è la sinergia della scocca più il rohbarra. Insomma, queste considerazioni. Diciamo che il, l'S4 non è figlia mia, nel senso che io l'avrei fatta io. Non no, no, completamente diversa. Parlo della 037, io. Beh, la, la, la 37 è stata. Una necessità a farla così perché si salvava la scocca della Monte Carlo e si sono messi i, i, i tralicci. L'S4 viceversa aveva un, un, un telaio completamente tubolare, la è pannellato con dei, delle parti in resina. quindi Con, con problemi di, di produzione. È stata anche molto, molto lunga la, la, la produzione delle 200 vetture stradali, proprio perché. Era tutto nuovo, nell'S4 eh, l'ingegner Messori che è stato il capo progetto che era arrivato da Fiat ha avuto il coraggio di fare un motore nuovo, una trasmissione nuova, un eh, modo di fare il telaio completamente nuovo, e si sono salvate dalla 30, dal progetto 037 e si sono salvate le sospensioni e basta, adesso è stato tutto rifatto tutto. Sì, lei come concept di vettura l'avrebbe fatto in un altro modo, insomma, però si arrivò sì, poi... Beh a fare la, la s4 le volevo chiedere dal punto di vista squisitamente tecnico eh, di solito eh, noi appassionati ci muoviamo dentro due macro canoni no la vettura deve andare forte e deve essere affidabile per un progettista invece c'è un terzo elemento che diventa decisivo la progettista di macchine da rally la vettura deve andare forte deve essere affidabile ma soprattutto va ingegnerizzata affinché gli interventi in gara siano anche veloci. Quante difficoltà aggiuntive ci sono nel concepire una vettura che preveda anche degli interventi rapidi durante i rally Cioè è un quid non da poco. Sì, è un quid non da poco, bisogna pensarsi in, eh, in fase di disegno, di progettazione. Allora non si disponeva del CAD 3D, per cui si, si ricolleva... Al primo prototipo si cercava di eh, sfruttare bene l'esperienza dei eh, progetti precedenti per cercare di, di garantire una facile accessibilità. Eh, la 37 direi che eh, era la vettura assistibile in eccellenza, ecco, nel senso che eh, in 12 minuti si cambiava il cambio, era un attimo. L'S4 chiaramente avendo il motore al centro, per la distribuzione pesi, pagava lo scotto che per cambiare il cambio doveva entrare dentro la vita Questa era purtroppo una cosa che, che, si, che si è pagata. Ecco, perché era ecco. Beh, Poi è il... molto più complessa dal punto di vista dell'assistenza, il fatto di avere un turbo. Volumetrico, tutta una serie di attuatori di, per il passaggio da, da uno all'altro è sicuramente stato un grosso problema. Sì, 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 questa solo alimentazione un problema da risolvere. Seguente, eh beh, eh, il nostro Giovanni Schipani, ingegnere meccanico eh, anche lui, chiede quanto fosse informatizzata al tempo la progettazione della S4. parlo ovviamente di sistemi di calcolo di analisi CAD-FM se c'era già qualche primordo di questi sistemi c'era dei, dei primordi nel senso che se ben ricordo il telaio è stato calcolato da dall'ingegnere Roberti dell'Avart eh, appoggiandosi al eh, eh, gruppo di calcolo Fiat è stato fatto, sono stati fatti dei modelli matematici del, del, del traliccio dell'S4 eh, eravamo ai primi, qualcosa è stato fatto. certo. Beh, mi chiedo alla luce poi di quelle che sono state le sperimentazioni fatte su ECPU1 e ECPU2, che seppur non correndo comunque hanno rivendicato il patrimonio tecnico di Casalancia, non si sarebbe potuto pensare al tempo di rinforzare il traliccio di tubi in cui eravate maestri? con degli elementi in fibra, per esempio sulla scorta di quanto avesse fatto anche la Ferrari o altri costruttori in Formula 1 e in altre categorie prima, perché si era un po' all'inizio dell'epoca dei compositi, ma si stava cominciando a usare traliccio più degli elementi strutturali in fibra, probabilmente avrebbe potuto contribuire alla rigidità flesso torsionale. Ma sicuramente se, se il programma gruppo 2 fosse andato avanti, se fosse stato... L'incidente di Taiwan con il blocco a fine anno dei gruppi B: eh, sicuramente quello che dice lei sarebbe stata la, la strada da perseguire, nel senso che era già prevista questa possibilità, perché nella fisodomologazione il, il telaio viene descritto come eh, traliccio pannellato di, ed era la realtà. Di elementi in composito. Se ci fosse stata un'evoluzione, eh, la vettura dell'S4 sarebbe stata basata sull'esperienza dell'ECV, tagliando però le vasche anteriore e posteriore, realizzando dei tralicci tipo 037. Ecco, Credo che, credo che sarebbe andata così. L'esperienza ECV ha dimostrato per, eh, anteriormente un po' i limiti. Della, della vasca in carbonio, eh, posteriormente era ingestibile. Il motore calato dentro una vasca in carbonio era ingestibile. Sicuramente ci sarebbe, sarebbe stata un'esperienza utile il passaggio dei tralicci collegati a una scatola in carbonio. Lu, Lucio Perugini rimbalza due concetti: uno l'ha fatto in privato e io, ovviamente, glielo restituisco, e un altro l'ha fatto attraverso la nostra chat. Chiedeva. Eh, il motivo della sistemazione in alto del pacco radiante nella S4, che insomma da solo comportava un aumento di chili, cospiguo, eh, cospicuo, e poi si chiedeva se al tempo le vetture si cucissero addosso al pilota o se fosse pianta a deliberare la vettura e poi il resto della squadra, insomma, eh, seguisse le direttive del capocollaudo. Beh, il radiatore postinati, è il radiatore dell'olio, diciamo che è stata poi di necessità si è fatta virtù. Probabilmente se la cosa fosse andata avanti si sarebbe anche ovviato a quella eh, soluzione che non è proprio brillante. Per quanto riguarda la, la seconda domanda di, di Perugini sull'assetto, direi che sulla 37 finché c'è stata la 37, pianta ha eh, deliberato l'assetto per. Tutti i piloti, eh, diciamo che quello che faceva lui andava bene sia a Roel sia a Allen, e credo che a quel punto lì pochi eh, tirassero in ballo la, 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 le soluzioni o criticassero le soluzioni. Eh, con l'avvento dell'S4 e le, le prestazioni decisamente aumentate, si è cominciato a far provare anche i piloti, Allen, lo stesso Toivonen con cui ho fatto le prove in Corsica prima dell'incidente e eh, sicuramente avevano un ritmo di gara per, e quindi l'esigenza di personalizzare l'assetto che rendeva la indispensabile la loro collaborazione. Di, di quanto crebbe? Come salto dimensionale, il primo dato della S4 rispetto al primo dato delle altre vetture, cioè, quanto fu più veloce del modello da corsa precedente rispetto alle altre? Cioè, mentre magari per le altre si può immaginare un delta costante, penso che la S4 abbia segnato, diciamo, un miglioramento rispetto alla 037, più imponente, mi corregga se sbaglio. Beh, sicuramente. sull'asfalto. Il salto non è stato così, così forte, eh, forse addirittura la, 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 la 37, essendo un due ruote motrici, era anche più istintiva più facile da guidare. Eh, L'S4 sull'asfalto faceva un po' le bizze, sullo sterrato ovviamente non c'era storia, quattro eh, ruote motrici sullo sterrato lento aveva una trazione che l'S4 non eh, si... la 0-37. Noi ci siamo portati... si potevano... si, dinam di dinamicamente su una vettura tanto compatta come la S4, eh, in virtù di una presa di forza tanto potente, come si potevano contrastare, visto che l'elettronica non la faceva ancora da padrona, i fenomeni di affondamento, di beccheggio e di appunto alleggerimento sotto spinta? Insomma, Credo che trovare l'equilibrio dinamico in quella vettura fosse un, un problema non da poco. Sì, però diciamo che non, non era neanche drammatico. Quello che è stato drammatico non è stato tanto il problema dei trasferimenti, quanto il problema di capire cosa serviva a livello differenziale. Abbiamo iniziato solo con eh, differenziale mh, autobloccante solo sull'asse posteriore e un, a, il centrale bloccato poi l'evoluzione e la strada giusta è stata quella di mettere davanti eh, sugli assi anteriore e posteriore l'autobloccante meccanico eh, tipo ZF a anelli di spinta e al centrale un eh, viscoso, un ferus. Ecco. Quella è stata la strada vincente, ecco, che si comune a noi e comune anche a Peugeot 205. Si possono fare due considerazioni in senso lato, no? Che... Un grosso apporto alle vittorie della lancia eh, lo diede appunto il disporre di una pista di prova interno e dall'altra parte come, come capitale umano anche l'estrema bravura degli uomini Abbart nel tradurre in pezzi, in fatti concreti, con modi e tempi molto ridotti, quelli che erano gli input degli ingegneri. Io penso che ci fosse una grande manualità in Abbart in quegli anni. Sì, sicuramente, sicuramente sì, ecco, quegli anni lì era fondamentale anche perché... Eh, si, si, disegnavano, si disegnavano gli elementi principali, i principali elementi meccanici, ma tutta la parte accessoristica era lasciata un po' al, alla realizzazione pratica affidandosi a manodopera di, di, di provate esperienze di, di, di lunga capacità sviluppata, che è nata, nata con l'ABART. Ecco. Allora non, mai nessuno si sarebbe pensa si avrebbe pensato di progettare un impianto di raffreddamento, il percorso dei tubi. Si, si, si faceva in pratica a buon senso questo, questo vale anche per le prese d'aria, per la disposizione dei radiatori e tutto il resto. Si facevano delle, eh, spesso poi si portava su carta quello che aveva fatto l'officina e non viceversa. Ma era perché erano in tempi quello. Ingegnere, lei ci insegna che come ogni oggetto metallico strutturale anche un telaio tende a snervare, soprattutto in considerazione della, delle forze generate dal motore e dalle sollecitazioni ai propri terelli. Quanto perdeva della propria caratteristica meccanica primordiale un telaio dopo varie gare? C'è più o meno una percentuale? No, no, non c'è. Si è non individuato? Non voglio dire, non. No, non c'è, anche perché si eh, era. Le macchine seguivano un iter, nel senso che per le, le gare di mondiale eh, i si usavano vetture nuove, che poi venivano passate a muletto, oppure si davano ai team privati, per cui mh, non, non, non credo neppure ci fossero delle sollecitazioni tali, o c'era una sollecitazione da, da urto, e allora il problema è discorso, ma una fatica metallica, meccanica del... Modello almeno sui 13 tubulari, parlo di 37 e di S4, la escluderei. Dove viceversa si cominciavano a vedere dei fenomeni di fatica, sono poi sulle gruppo A, dove si rincorreva con rinforzi qua e là durante la vita del veicolo. Fra i due terreni viscidi, quale fra terra e neve è stato il più? Eh, diciamo, la condizione in cui la S4 ha rivendicato maggiormente la propria forza a livello tecnico direi tutti e due diciamo che deve l'S4 ha fatto un... non ne ha poi vista tanta perché ha visto un po' forse è stata in Svezia poi diciamo sull'S4 si è giocato il campionato ecco. direi che, eh, Monte invitati... Carlo e Svezia ecco va Bante... a bantecarlo poi condizioni miste ma è un misto ecco bisogna andare forte sull'asfalto e andare forte sul, sulla neve quando c'è direi che mentre sulla neve eh, mi pare che siamo presi dalla Peugeot si dire di sì Vabbè, sul, su... fango, sul fango del RAC diciamo dimostrò subito il suo potenziale la, quello, la sì, quello sì quello sì quello... E, u, uscì e vinse ecco Questa era che Quindi... fu una grossa sorpresa noi per primi, ecco. Beh, Manuel Dondi, che la saluta, è un suo grandissimo grazie, ammiratore grazie. insieme al suo Tanner grazie. Fabio Cavellini E si augurano di incontrarla presto, anche perché lei, insomma, quando poi il mondo delle salite la frequenta. Alpi del Neve Gal mi pare che sia stata l'ultima salita a cui ha partecipato. E chiede eh, rispetto alle prestazioni delle VRC di oggi. Se eh, siano più elevate rispetto se, che sono più elevate rispetto alle gruppo B del tempo, eh, dove sarebbero potute arrivare le gruppo B? Eh, secondo lei? Quale margine prestazionale avrebbero avuto ancora? Ah, sicuramente c'era un grosso margine di sviluppo, ancora sicuramente perché si trattava di lavorare, non, non c'è storia. Uh, non c'è ragione per cui le prestazioni sarebbero ancora migliorate di quanto non lo so dire dipende da quanti anni si... in teoria il progetto sarebbe uh, andato col... avanti purtroppo diciamo che il gruppo V avevano dentro di sé il, il, limite, il peccato originale il peccato originale che è quello di una prestazione smodata, eh, di, diciamo, smodata e una, anche una scarsa rappresentatività del prodotto veicolo nei confronti della marca, cioè, quando uno, sì, diciamo che Peugeot e, e Delta tanto quanto la Ford la RS200 era una. Sì, era una Ford la parabrezza della signora sì, la, sì. la, 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 la metro era proprio una cosa che, che non stava nel cielo in terra. Il nostro Gianluca Simonetti rimbalza un concetto. Se ci si è chiesti durante la progettazione della S4. Se i piloti potessero essere all'altezza come reattività e come resistenza eh, rispetto a quelle che erano le prestazioni della vettura, e aggancio quella che è una considerazione che fece il grande Walter Roll. Mi accorsi di non poter più correre a certi livelli quando la mia testa non aveva la stessa velocità della vettura. No, diciamo che fu una sorpresa: cioè la, la capacità eh, prestazionale delle ultime, gruppo B, fu veramente. In attesa, non si pensava di poter andare così forte sulla terra. e Diciamo che i risultati sono purtroppo: il resto del gruppo B era nell'aria. Ma è, è corretto dire che Enrico Evonen sia stato il più grande pilota in quota Martini Racing della storia con l'S4, assolutamente sì. Era fuori, sicuramente, era quello che riusciva a sfruttare al meglio la vettura, ecco, questo detto dei suoi stessi colleghi, con cui credo che è vero che veramente... facevo un po' squadra da solo, nel senso che i suoi parametri di guida erano tanto correlati all'S4 che lui fosse un po' un'entità a parte come capacità di domarla rispetto agli altri. Mm, non glielo so dire, io ho sempre frequentato poco la squadra corsa, e molto, molto officina, per cui questo mm, eh, sicuramente era molto, molto valido, ecco, molto... Uh, il fatto stesso che sia stato lui chiamato a fare le prove tecniche Corsica prima della, della gara che gli è stata fatale sta a dimostrare che il, il Fiorio puntava in particolar modo su di lui. Ecco. Beh, e Come avete vissuto insomma, quel mondiale che prima sembrava essere della lancia e poi invece a dicembre gli fu tolto di mano dalla decisione federale? Ma secondo me fu un gioco politico, nel senso che in qualche maniera Balestra doveva dare un contentino alla Peugeot, a cui aveva tolto il futuro, perché la Peugeot non aveva una macchina gruppo A pronta, e né aveva intenzione di farla, per cui ha dovuto in qualche maniera barattare eh, il mondiale da chance È l'ultima chance. Poi, questa è un'ipotesi, poi se no di poi, sono piene di tombe. Beh, una caratteristica del motorsport italico, declinato alla sua massima forma, è che si sia spesso scontrato con dei poteri politici forti, perché mentre la Lancia affrontava quello che era un gigante politico governato da un francese, insomma con ampie interessenze francesi, anche in DTM siete andati voi a correre in un, appunto, in un campionato in cui evidentemente i tedeschi con astuzie e con... Uh, Manovre varie hanno sempre cercato di rintuzzare anche fuori dal, dal contesto sportivo quelle che erano le prestazioni italiane. Insomma, il gruppo Fiat si è sempre un po' mosso in questa atmosfera di contrasto globale, non solo tecnico e agonistico. Ma diciamo, per quanto la FI, e per quanto riguarda la. Eh, la federazione, direi che ognuno a quel livello lì giocava le sue proprie carte. Per cui, eh, ognuno chiaramente, in francese Balestra. Devo dire che quando ha preso la decisione, addirittura è stato sfavorevole a Peugeot. e favorevole alla Lancia. È stata un, un, una presa di posizione coraggiosa, quella di stroncare il gruppo B. Che direi che non è stata favorevole, nonostante fosse francese, non è stata favorevole alla Francia. Eh, il DTM aveva disperato bisogno di, di un'altra marca e il marchio Alfa Romeo aveva un blasone così alto che ci hanno fatto ponti d'oro all'inizio e sicuramente ci hanno accolti con molto entusiasmo. Eh, poi quando hanno capito che non saremmo stati dei comprimari ma siamo stati vincenti, eh, hanno cominciato a fare veramente... Eh, non dico carte false, ma a, a far evolvere un po' il regolamento in modo che fosse meno favorevole alle quattro ruote motrici. Tant'è vero che se eh, ci fosse stato un proseguimento dopo il 98, verso il 98-99 le macchine sarebbero state a due ruote motrici. Chiedono che... quale sia stata la potenza iniziale e finale della S4 e a quale tipo di sollecitazioni... E fossero sottoposti elementi come sospensioni e freni? E chiedono anche se sia vero che in uh, test di laboratorio il motore della S4 abbia raggiunto per prove di fatica con la pressione a 5 barri circa 1000 cavalli. Se le risulta, questo dei 1000 cavalli mi sembra proprio uh, così irrealizzabile. Anche a me, Cre <ride> che credo che. 1000 eh, cavalli si parla per il Formula 1 BMW, ma faceva un giro Monza con 1500 di cilindrata, quindi questo che era 1700 non poteva essere sicuramente il 1500. Perché non fu utilizzato il motore 2000? ingegnere? Il motore 2000? Ah, il 2004. Eh, allora, la scelta eh, fu, fu una scelta strategica eh, a parer mio errata, nel senso che si puntò di stare nella categoria. 2005, perché il 1007 moltiplicato 1,4 di coefficiente, essendo un solo alimentato, stava nella categoria 2005 per poter stare negli 890 kg di peso. Questa era una chimera, io l'ho sempre detto che non saremmo mai arrivati con una vettura di quella complessità a arrivare. E la stessa Peugeot ha fatto lo stesso errore, ecco, anche loro hanno scelto di stare nel 2005. Noi l'abbiamo fatto. Loro hanno fatto prima di noi, noi li abbiamo seguiti, secondo me è stato un, un, un errore colossale perché stando, saltando alla categoria 2000 è vero che si avevano 70 kg di peso in più che comunque li, li abbiamo sempre avuti perché le vetture più leggere non sono mai state al di sotto dei 950 kg, però si avrebbe avuto un volume di gas, una resa più, più completa. Quello che mi dispiace è che non si abbia mai avuto il coraggio di provare in vettura il 2000, che peraltro esisteva, ecco. ed è stato usato poi nel, nell'autocross da, da uno svedese. Sarebbe stato un motore probabilmente Anche, più elastico, con una certa diversa. Sicuramente, i motori più grandi sono meglio vanno, questa è un'equazione che non ha tema smentita. Beh, quale... gli, gli americani le... <ride> ne sanno hanno, ben, hanno ben chiaro questo concetto. <ride> sì. Su il ICV, CV1 e il CV2. Insomma, sono dei prototipi con eh, il primordiale uso dei materiali compositi o comunque di una sovralimentazione evoluta, che poi non hanno trovato riscontro, eh, così come la mh, S4 è stato poi il banco di prova col doppio della potenza di alcune soluzioni, poi. Eh, trapiantate sulla delta gruppo a probabilmente anche le cv1 e le cv2 eh, sono state utili per capire determinati, eh, determinati comportamenti di materiale e di soluzioni ma dice, diciamo che la, la, le cv1 che poi è diventate i cv2 perché la, la macchina è esistita una volta sola le cv1 è stata poi trasformata in cv2 è stata salvata la la carrozzeria che è stata poi montata su una scocca delta da, 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 da Beppe Volta eh, sicuramente erano dimostra quanto la Lancia fosse attenta a, a, a sondare dei campi tecnologici ed erano dirette a prendere acquisire conoscenza per uno sviluppo del gruppo B. Per quanto riguarda eh, un ritorno sulla produzione di serie direi che non c'è stato, si è trattato soprattutto, ritorno sull'immagine lancia, presentare i saloni prima le CV2, prima la 1, poi la 2, e dimostrare che appunto la, la, la ditta, la, la, la marca lancia era comunque all'avanguardia, quella era un po' una, una fissazione degli dell cerchi della... Il, eh, il nuovo tecnico. Eh, sì. sì, questo è stato... Beh, un po arriviamo poi ovviamente dopo la... La tragedia insomma, del doppio incidente a distanza di un anno di Bettica di Toevone, appunto che pose fine all'epopea splendida ma drammatica lo stesso. Per si arriva al 1987, questa deltina 4 wd stretta stretta, piccola piccola, ma veloce veloce, che eh, non solo dominò la stagione 87, eh, ma poi prese, eh, diciamo, alla sprovvista la concorrenza. Che aveva un parco vetture probabilmente neanche adatto. A contrastare la Delta, insomma, fece subito vedere di che pasta fosse fatto, ci descrive un po' il contesto di restare. Eh sì, sì. Sicuramente, dopo l'arresto la, eh, dei gruppi B, noi ci siamo dedicati a, a, a pancia terra al progetto gruppo A. Basti pensare che eh, la morte di Toivonen e, con quello eh, il 2 di aprile, 2 di maggio, noi a, 10 di giugno eravamo già in galleria aerodinamica a provare una Delta per vedere, per prendere contatto. La macchina, la prima gruppo A ad agosto era già la mandria che girava, e poi abbiamo avuto un settembre, ottobre, novembre, dicembre di sviluppo, quattro mesi di sviluppo con alcuni prototipi. La macchina è stata sicuramente vincente per due ragioni. Uno eh, perché era la base giusta per fare questo lavoro. Eh, Rispetto alla concorrenza era un 2 litri piccolino, leggero, macchina uguale, con lo stesso potenziale, che si avvicinasse, c'era solo la Mazda. Però sì. la Mazda aveva un problema... 323. Bravo, però il problema della Mazda è che non aveva alle spalle una squadra corsa degna di questo nome, aveva un preparatore che era Warbold, che faceva i suoi affari con la Mazda, ma no, non aveva certo la potenza di fuoco che aveva l'Ambar. C'erano delle altre Beh, vetture, tipo che l'Audi era un pullman, eh, eh, era il 4 x 4 aveva un motoraccio, eh, la Renove aveva solo due ruote motrici. La Renove, sì. La Renault 11. Zola 037 un camion, la, la 131 un camion, se male non ricordo, vero? Ma è che, no, sì, il nome che era stato dato da Munari quando è <ride> dalla Strato, sicuramente gli sembrava di salire su un... Bruno Iannello che di S4 ne possiede 8 fra complete e smontate 1970 cm2 720 cavalli con due bar questo è il suo autografo sulla nostra chat ciao Bruno un saluto ovviamente esteso all'inizio ricambio, ricambio il saluto e lui di 1800 e di 2000 ne fa uh, un po' collezione beh la, eh, dopo un mondiale 87 sicuramente <coughs> Andò a uh, far capire a tutti quanto fosse forte il concept Delta. Si decise ovviamente di aumentare la quota tecnica della macchina, un motore plurivalvole su cui avevate più esperienza, delle carreggiate che diventavano più larghe. Ecco, il mondiale dell'88 fu un mondiale dominato in lungo e in largo. A livello emotivo fu più appagante quel mondiale che cementò la superiorità già vista o quello del 91 in cui Kankonen con, con delle grandi gare sul finale poi acciuffò un iride che sembrava perso? Quale dei due sceglie? Ma non ho preferenze, sono stati tutti belli. Il mondiale Delta è stata una... è bella la catena dei sei mondiali, ma perché dal punto di vista tecnico è stato diciamo interessante e molto pagante lo sviluppo che c'è stato. Abbiamo vinto con la 4VD eh, subito, la macchina si è dimostrata subito molto competitiva, ha sorpreso noi stessi la, 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 la competitività che aveva nei confronti della, della concorrenza. Abbiamo dato l'anima per vincere il mondiale, il primo mondiale 87, eh, ma già dopo la prima autaria di Monte Carlo abbiamo avuto la, la, la buona sorte, e la fortuna di essere interpellati per eh, sapere cosa, cosa volevamo, una seconda serie come l'avremmo voluta, avremmo voluta avuta, eh, quella che è poi è stata l'integrale, quindi parafanghi grandi, eh, un turbo ancora più, più, più permeabile per avere più potenza, un eh, ah, miglior raffreddamento, tutta una insomma, serie di cose. Ass assolveva altre insomma, esigenze. Nicola Pizzolato, Sergio, quanti ecco. disegni... Idee e mare di fax ci mandavamo ogni giorno dal Kenya per lo sviluppo della delta, che unisce la passione. A proposito di Kenya, nel 1988, dopo una serie di tentativi andati a vuoto e di vittorie sfiorate, finalmente la Lancia riesce a vincere nella gara, nelle gare. E, eh, la Delta ci riuscì, grande festa da parte di tutti. Probabilmente, nelle edizioni precedenti, del Safari strategicamente si era sbagliato qualcosa perché forse il materiale tecnico c'era già prima per vincere sì direi visto col senno di poi sì diciamo che il, il successo della delta secondo me ha due protagonisti uno l'ingegnere lombardi e l'altro l'ingegnere roberti l'ingegnere roberti che era confinato in Kenya a, a fare le prove e ogni sera mi inondava l'ufficio di fax con tutti i problemi l'altro eh, lombardi che ha capito Scontrandosi peraltro con Giorgio Pianta che se c'era una strada da, da seguire era quella di essere assolutamente autonomi nelle prove eh, tecniche pre-safari cioè dovevamo gestirle noi al 100% e non fidarsi più dei piloti locali che si sì, davano della loro esperienza. Ma eh, con i limiti il Lombardi ha imposto di fare una prova di durata. Una gara simulata prima del Kenya, prima del, del safari, cosa che abbiamo fatto, non, impiegando non cinque giorni ma sei, perché le, le parti notturne. Ovviamente la, la gara si è simulata a traffico aperto, ma anche la gara è a traffico aperto, per cui si è provato su quelle distanze eh, a, a fare la gara, e, e prendendo nota di tutto quello che succedeva. Eh, si è preparato bene tutto il, uh, il colorario di attrezzature, di ricambi, eccetera, eccetera, e la vittoria è arrivata, ecco. beh, è arrivata tre volte. Beh, sicuramente sì. C'era un difetto costituzionale della Delta attorno a cui lavorare per mitigare i suoi potenziali effetti? Ma ad diciamo, esempio non parlo di motore, una cosa che mi ha fatto tribolare parecchio era i semiassi. assi semi posteriori perché il semiasse in eh, una gara così lunga, eh, non deve mai, come un, eh, non deve mai eh, subire la lacerazione delle cuffie dei giunti omocinetici. Se una cuffia si lacera la macchina è persa. Eh, dunque, a differenza dei pneumatici che si cambiano ogni tot km, i semiassi devono fare 5.000 km e trovare una soluzione affidabile su 5.000 km per i semiassi non è, non è stato proprio uno scherzo. Enrico Carinelli, un saluto dalla sala Prova Abarth. Poi chiedono per quale motivo sia stato interrotto lo sviluppo del motore Triflux perché, evidentemente, poi non si continuò l'esperienza agonistica. Uh, e quindi chiedono anche se la 159 sia stata sondata, ma um, non abbiamo notizie in materia. È stata 159. sondata, la 159 è stata sondata eh, per un eventuale Super Turismo. Eh, Serie per la serie in pista anche perché la 159 sono andato a vederla io l'ultimo anno che ho lavorato quindi siamo nel 2005 era una vettura assolutamente inadatta perché era una grossa berlina e... sondata e accantonata ecco. beh sicuramente sì poi eh, si arrivò a questa 050 questa deltona che nacque quando già eh, si vedeva all'orizzonte la bandiera a scacchi dell'impegno lancia quindi Paradossalmente ecco, l'apice la, delle prestazioni coincise con quello che già si sapeva fosse il canto del Cigno. Sì. Quanto fu sorprendente la quota performance della 050? Perché è strano dire come di tutte le delta che abbiano vinto la Deltona sia la più riconosciuta in assoluto, sebbene sia stata l'ultima, magari eh, si sarebbe. Si sarebbe dovuta ricordare più la prima, invece la Deltona è nell'immaginario collettivo la Delta per eccellenza. Beh sì, sicuramente perché poi ha, ha avuto l'eredità delle vittorie precedenti, si è identificata con, con la Delta vincente, la Deltona oltre era anche molto bella, Cioè, sicuramente macchina eh, muscolosa, cioè bella con dei volumi giusti, eh, direi che questa è stata sicuramente un grosso, un grosso, un grosso successo. Eh, questo le ragioni. Eh, è stato un peccato interrompere la produzione, però alla fine la Lancia aveva già, era già stata presa la decisione. Si immagini che il giorno che è stata omologata la Deltona eh, la sera prima la, la Lancia aveva deciso di chiudere, aveva annunciato ai giornalisti che avrebbe chiuso l'attività sportiva. Infatti io omologata la Deltona. Eh, non, non ho più lavorato sulla Delta, mi sono dedicato poi nel 91 tutto il 91 a fare la 155 GTA, che altro non è se non una Deltona vestita da Alfa Romeo. Beh, è, è vero che la Deltona, insomma, poi arrivò alla uh, fine del 92 con un apice di performance che difficilmente poteva essere superato, soprattutto come assetto, come sospensioni, ebbe qualche voce dall'ufficio tecnico della Delta che insomma fosse un po' al capolinea, si fosse ormai raggiunto... No, se c'era la volontà si poteva, si, poteva, si poteva, lavorando si poteva ancora fare delle cose. Quindi il mondiale, il mondiale numero 7 sarebbe... Beh, ci fosse stata la squadra ufficiale, sì, ci fosse stata la squadra ufficiale, ma non solo la squadra ufficiale, bisognava fare degli investimenti sulla deltona che ormai era un modello fuori produzione, perché la Delta era già uscita, era già arrivata la Delta quella, quella su base tipo. La, più, cui... brutta <ride> <ride> la <ride> più brutta lancia della storia. La più brutta lancia della la un'Alfa un Alfa Sud. Delta eh, sud, mentale, alfa sud, era, era fatta a Pomigliano, tra l'altro. <ride> sì, assolutamente, non c'era più la convenienza commerciale, perché si era fuori, sì. è stata poi prodotta eh, dalla Majora fino alla... 95. Che potenza raggiunse l'ultima delta? L'apice, insomma, più o meno. Come è, per regolamento la definizione era circa sì. 300 cavalli, credo Beh. che l'ultima fosse, sui, si dice, io numeri non li ho mai visti, ma sui 340-350. Anche qualcosa in più forse. Ma non lo so, ecco, ma sai, dalla potenza dei motori turbo non significa niente, perché la potenza del motore turbo è legata sì, a quanto lo sì. fai durare, per cui, sì, esatto solo da 340 essere. per una gara di 5 giorni, 6 giorni è un bel risultato. Eh, chiaramente se vai a fare una salita e blocchi tutto vai anche a 450, ma poi sfondi tutto, ecco sì, il Parlavamo prima della S4, che delta di potenza ci fu da inizio a fine esperienza, ovviamente anche in relazione a quelle che erano le strade, le, le gare. No, non glielo so dire, Io, non ho mai fatto motorista, non mi sono mai occupato di numeri, eh, non, 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 non sparo delle cifre. Si parla di 500 cavalli per l'S4 e credo che fosse un buon traguardo. Assolutamente sì. Comunque il patrimonio genetico della Delta fu applicato alla 155 per quella che io chiamo Delta Alfa, che altro Delta. non era che è una tempra diciamo, elevata al rango di Alfa Romeo, telaio tipo. Con la meccanica presa pari pari eh, dalla, dalla Super Vincente Delta, insomma, una macchina che avrebbe meritato forse un palcoscenico ancora più bello, sebbene abbia vinto il Super Turismo 92, perché insomma era un po' la summa di tutte le esperienze e, tra virgolette, insegnò anche all'Abbart a vincere in pista e non solo su strada. Sì, diciamo che per noi è stato un ritorno alla pista perché l'Abart arrivato dalla pista. Però io. Arrivato nel 72 e Labar l'ho vissuta sempre come rally, per me è stato un ritorno un, alle origini per Labar è stato un ritorno alle origini, per me è stata affrontare un tema completamente nuovo, eh, anche perché eh, da quegli anni si è cominciato a lavorare assieme ad Alfa Corse, nel senso che Alfa Corse, la ripartizione dei ruoli che si aveva con Alfa Corse era tale per cui eh, Chivasso, perché ormai eravamo non più in Corso Marche ma eravamo Chivasso, Chivasso si occupava della progettazione della vettura e Milano aveva la competenza per quanto riguarda il motore ma anche la gestione della squadra corsa, per cui c'è stato questo periodo di rodaggio. Io nel, 90, eh, Tuno, perché sì, nel 91 a Torino ho ancora fatto la, il prototipo della, eh, della GTA che ha vinto poi il campionato italiano nel 92. È stata una macchina a scuola, scuola per, per me, che mi sono avvicinato alla pista e ai problemi della pista, è stata una macchina a scuola perché ha permesso alla, alla squadra Alfa di prendere di nuovo il ritmo nelle gare, eh, mantenere attiva la partecipazione alle gare. C'erano due macchine Martini eh, gestite direttamente da Alfa Corsa, c'erano due macchine gestite da Tottip. Eh, del super turismo italiano tutto questo ha messo in moto un'attività eh, che poi ci ha permesso di essere vincenti nel 93 nel dtm paolo colovolo chiede quale sia, stata il, quale sia stato il suo esercizio tecnico più difficile da assolvere all'interno del gruppo ABART fiat lancia nella sua esperienza insomma di progettista per il gruppo ma sicuramente forse come approccio il, il, il DTM93, perché è una macchina tutta nuova, tutta nuova con una forte pressione, con la necessità di essere vincenti. E, eh, la 37 diciamo che eh, è stato un bel tema, ma tutto sommato l'ho portato avanti con, con leggerezza, nel senso che hai il foglio bianco, fai la macchina come ti piace, qui invece il tema era più impegnativo, perché c'erano un regolamento da, da seguire molto molto restrittivo, eh, innovativo per alcuni, alcuni versi. Diciamo che forse sì, in assoluto la, 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 una delle vetture che mi ha dato più impegno dal punto di vista concettuale è, è stata il 155 DTM 93. Volevo farle, volevo farle una domanda in relazione a questo, perché mh, lei a un certo punto, viro dal programma Delta, a quello destinato alla 105V 155U T. stava intanto arrivando prepotente l'era digitale delle vetture. Insomma, che presupponeva, mi corregga se sbaglio, una maggiore interazione fra gli uffici tecnici, perché tanto più alta era la quota elettronica della vettura, quanto più stringente, insomma, doveva essere il rapporto fra le varie aree di lavoro quanto è cambiato nell'approccio la progettazione di una vettura da più analogica a molto digitale molto elettronica come la T ma a livello di progettazione direi che non è cambiato molto la progettazione di tutti i DTM è stata ancora fatta a livello di, di tecnigrafo questo perché perché era una progettazione concentrata in Pochissimi mesi, per cui avevo bisogno di una quantità di disegnatori esperti, eh, che sulla piazza di Torino trovavo solo a livello di disegnatori a tecnigrafo. Per cui diciamo che le macchine sono eh, inutile nascondere, sono nate ancora sul, sul tavolo da disegno, tutte le DTM sono nate sul tavolo di disegno. Quello che è cominciato a entrare pesantemente viceversa è l'elettronica di controllo del veicolo nel senso che abbiamo cominciato a inserire dentro l'elettronica dell'ABS, nel controllo di trazione, nella registrazione dei dati, nel controllo anche, anche dell'aerodinamica, perché ad esempio i radiatori hanno parzializzato in funzione della velocità e della temperatura dell'acqua con una gestione elettronica di tutto il sistema, per guadagnare velocità. Sì, si chiudeva il passaggio dell'aria sul dritto e si gestiva la presenza. Gli, Gli autoletta auto erano comandati da una centralina elettronica e degli attuatori idraulici. Era una macchina abbastanza complessa Diciamo che ottimizzavano anche l'interazione con il fondo della vettura. Certo, perché Spostando certo, certo. l'aria verso il basso ottimizzava quell'aspetto certo. in corrispondenza di quando servisse. Sì, meno, meno, aria, meno aria entra dai, dai radiatori, più aria passa sotto, più la macchina rimane incollata. Ecco. Beh sì, poi soprattutto l'ingegner Beccio ci ha trasferito anche eh, il miglioramento del dato di Downforce dalla prima versione della T all'ultima. Pare che ci sia stato oltre il 30% di miglioramento del carico complessivo. Quindi insomma, da, da, dalla fase A alla fase finale, l'ingegnere si è veramente lavorato Si, si è lavorato anche perché, intensamente. perché furbescamente i tedeschi hanno lasciato poi lavorare sul fondo perché hanno capito che. Loro che avevano una, due ruote motrici il fatto di disporre di un'aerodinamica del fondo avrebbe in parte colmato lo svantaggio dell'avere due ruote motrici e non quattro ruote motrici. Sicuramente Quindi, sì. C'era sicuramente... anche una soluzione particolare mh, attraverso degli attuatori che andava a agire sulla barra stabilizzatrice e interveniva anche in considerazione dell'altezza rispetto al piano se, di campagna. C'era un controllo. C'era un controllo del, dell'assetto fatto in due modi. Uno, eh, gli attuatori permettevano di tenere la vettura molto bassa, non esisteva un'altezza da suolo da rispettare una cifra, esisteva la condizione che a ruote sgonfie da un, eh, da un lato la vettura non toccasse, non sfiorasse il suolo. Ecco allora che per restare bassi e rispettare la norma, era stato inventato un sistema che, agendo tramite degli attuatori idraulici che agivano sulle sospensioni tramite le barre di rollio, la vettura veniva alzata da terra in caso di foratura. La foratura veniva monitorata con dei sistemi elettronici di controllo, quelli che sulle vetture, ci trovano anche sulle vetture di serie, e qualora ci fosse stata una foratura la vettura si alzava, quindi la, la, la regola era rispettata, ottemperava eh, questa regola. In più eh, c'era la possibilità di evitare che la macchina si impennasse, eh, prendesse, fosse troppo eh, picchiata lavorando sulle, sulle barre antirollio. come correttore di assetto spesso dietro si teneva basso, si tiravano sulle ruote in frenata in modo da tenere la, la, la macchina bassa. Beh, Renato Bruno chiede uh, in questo mare magnum di soluzioni ipersofisticate racchiuse dalla pusetti se ce ne sa. Scusi, eh, ci si è. dato eh, un piccolo guaio. C'è qualcuno che ci vuole male, ingegnere? No, no, sono io che ho agganciato il filo dell'auricolare con l'orologio. Beh, ehm, dicevamo, Renato Bruno chiedeva se eh, in questo pack di soluzioni super performanti e tecnologiche della USETI ce ne sia stata qualcuna che si è, diciamo così, eh, dispiaciuto di non poter adottare. No, direi di no, adottare dove? Cioè, Sulla vettura, lì? nel senso, se c'è stata qualcuna, qualche soluzione no, no, che... che... Direi di no, abbiamo adottato tutto l'adottabile, ecco. cioè, siamo andati in giro per tutta l'Europa. Gli ultimi anni avevamo un contratto 97. Abbiamo avuto un contratto con la TAG tramite Williams eh, per, per riuscire a portare a casa il meglio della componentistica. Ecco. Non siamo arrivati alle, alle sospensioni attive perché quello d'accordo la costruttore si è detto di no, perché avrebbe aperto una guerra dagli armamenti costosissima. Poi, chiaramente, quel campionato lì di, di TM, poi TC è, è morto in fasce eh, dopo quattro anni perché era ingestibile dal punto di vista dei costi. Ecco. Quanti, eh, quanti roll bar, quante gabbie avete omologato per la Vosetti Perché ne abbiamo visti un bel po'. Ma <ride> sì, sicuramente non essendoci, direi che ogni vettura, ogni, ogni anno. C'era una, una soluzione diversa, una soluzione diversa perché cambiava la soluzione della vettura, la prima era tutto sommato ancora una soluzione con un roll bar saldato, con una macchina convenzionale, con il pavimento ancora di serie, poi già la seconda, il secondo anno abbiamo cominciato a modificare il pavimento, per abbassare la vettura L abbiamo abbassato di centimetri, cioè era di tanto così, non di un millimetro, ecco, di centimetri, abbiamo stato eh, rivoluzionando le sospensioni, intervenendo pesantemente sulle sospensioni. Eh, poi le macchine 96 e 97 sono state fatte praticamente attorno alla gabbia, direi che la 96 e 97 come il roll bar sono abbastanza simili, la differenza sostanziale è che la 97 il roll bar terminava alle spalle del pilota. E a questo rolbar è applicata una monoscocca in carbonio che di sotto sosteneva il differenziale posteriore e, e, e al suo interno aveva il serbatoio dalla Dallara, perfetto. Facciamo prima di tornare alla 155 e poi alla 155 in salita un inciso sempre di Paolo Carovolo. E sulla Procar, voi ci avete creduto davvero al tempo, o insomma era soltanto un, pro... un modo per Bernie Eccleston per, per avere un grimaldello utile alla sua causa? Eh, non ho lavorato sulla Procar, io la Procar l'ho vista solo a balocco, eh, ferma, e non, non posso dire. L'unica eh, risvolto che c'è stata sulla Procar al nostro interno è stato. Una valutazione di modello matematico per vedere se valeva la pena fare una vettura quattro rotte mortice. Ricordo quello perché c'è un numero di progetto che peraltro non ho seguito io. Per cui direi che la Procara è stata un'avventura totalmente esterna, gestita per motivi politici con filo diretto con Eccleston, che aveva bisogno di Cudo non aveva una piena contesta. Il, Il 93 è stata una stagione trionfale. Un po' per il valore del team, un po' per il valore della macchina, un po' perché neanche i tedeschi forse eh, corroboravano così tanto la quota tecnica esprimibile dall'Alfa. Quindi questa fu una doppia rivincita. Nel 94 insomma, si poteva vincere il mondiale, probabilmente il DTM, probabilmente con una gestione diversa. 95 è andata problematica, 96 macchina stupenda, forse poco affidabile. Sintetizzo eh, da domande che ho fatto anche eh, agli altri ingegneri che hanno lavorato sul progetto T. Ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, o la sua eh, quota di 38 vittorie e un titolo comunque restituisce il suo valore? Ma secondo me non, eh, non mm. ha vinto abbastanza rispetto, eh, diciamo che 93 ha vinto 94 ha. Ha perso per la di... gara. gara per mancanza di giochi di squadra. Perché Pianta era al contrario, lui era uno sportivo, era un pilota, non faceva fare i giochi di squadra ai piloti. Una gestione più eh, attenta: un Fiorio non avrebbe commesso quell'errore. Più lì. cinica, forse più anche. cinica, più cinica. Il eh, 96 è stata un'annata terribile perché comunque. Siamo arrivati tardi col progetto perché il regolamento è arrivato tardi. Abbiamo le, finito di montare le vetture in gara nei box di Hockenheim alla prima gara, per cui è stato un disastro annunciato. La 97 poteva essere una macchina vincente, forse è mancata un po' la squadra dal punto di vista del. si sapeva ormai che la, la cosa era in disarmo, e diciamo che forse è mancato qualcosa a livello sportivo, però la macchina è sicuramente è molto competitiva. A proposito del 97, il nostro Antonino La Vecchia, che di record con la 155 in salita ne ha stampati eh, in, veramente in quantità industriale 33 gare consecutive vinte, una serie di record che tutti noi ricordiamo, ci riferiva appunto di aver visto con i suoi occhi, in un capannone, la versione 97 dotata di vasche e materiali compositi, e mi risulta che lei ce la possa anche fare vedere sbaglio? No, la, la vettura non è esistita forse ha visto il progetto visto qualcosa, sì la macchina devo togliere gli auricolari mm. piccolo pit stop la, rimetto gli auricolari. Sì, la macchina è questa questo è il la modellino della. La maquette, praticamente. La maquette, la maquette del... Che ho tenuto come ricordo, è fatta in Rapid Prototyping. Stavamo sondando questa possibilità, ma poi abbiamo capito subito che il futuro sarebbe stato diverso. C'è stata al nostro interno una rivoluzione. Piente è stato sostituito da un altro gruppo dirigente, ci siamo salvati in pochi, ecco, perché poi Agostino è finito il Ferrari, siamo rimasti io a seguire i veicoli e basta. Ecco. Beh, sarebbe stata una scelta... Sul, sulla falsa riga di quello che dieci anni prima si era fatto un po' con la F40, a costare un traliccio tubolare ad una vacca sì. in materiali compositi. Sì, sì, sarebbe stata una scelta di quel genere. Certo. Ev evidentemente quella scelta era già stata frutto di un lavoro di calcolo e... Sì, stata... ma poi... Sì. Eh, diciamo che poi è stata la scelta fatta dal... Dal DTM, anche dipendentemente dall'Alfa, sì. dall perché poi hanno scelto di far fare le scocche a uno solo, il motore, eh, anche quello, motore uguale per tutti, cambiava la carrozzeria. Ecco, è diventata poi una formula, è, è tornato DTM, non più ITC, e rimasta quello. Quanto pesava, o quanto si pensava che sarebbe pesato quel componente? Finito. No, non ho idea, non ricordo, non ricordo i numeri, io proprio no. negazione. <ride> non ricordo pesi e potenze proprio. Pesi e allora. potenze e numeri tre. Antonino La Vecchia ha uh, avuto il piacere e l'onore di guidare quattro esemplari della Vosetti e ricordo anche dei briefing tecnici sua e compagnia e eh, insomma con grande affetto e eccezionale stima eh, restituisce anche quello che fu la sua impressione, non di sfiducia nei confronti del pilota ma di sfiducia per la gestione della vettura che era evidentemente super sofisticata. Insomma ricordo un po' quel periodo storico. Eh, sì, perché avevamo questi, queste vetture ormai in giacenza e l'idea di impiegare un, una macchina di quel genere, affidarla a un team privata, eh, sinceramente mi preoccupava un po'. Poi eh, devo dire che la preoccupazione non, non si è materializzata, ecco, eh, ha vinto abbondantemente. E tre campionati e 33 vittorie sono il palmarès. Cioè, sicuramente. Di, no? fu, fu relativamente semplificata la vettura e fu fatto anche il posto guida nelle ultime due versioni per Antonio Lavecchia. Fu insomma un po' ottimizzato il pack mm -hmm. destinato alla guida montagna Sono passati 25 anni, una, mi pare che eh, inizialmente fosse, fosse montato il cambio meccanico. Eh, sì, assolutamente. Sì. Poi è stato fatto l'assetto. In base alle, alle sue esigenze, chiaramente una, una vettura che va in salita non è così rigida come una vettura che, che corre su in pista, cioè è stata un po' ammorbidita e adattata a quelle che erano le sue, le, le sue esigenze. Beh, insomma, le gare in salita ebbero il grande merito di far vedere alla platea italiana questa macchina che, se non si andava sì. al Mugello, per vederla nell'ITC, davvero non in Italia sarebbe non vista. si poteva. Cioè, sì. diciamo che le salite hanno portato a, a, a far vedere al pubblico sia la GTA con, uh, di Giuseppe, mi pare che anche Gramenzere sia una GTA, no, forse lui è un coso, lui è un, un 155V6. Sì, sì, sono le, macchine, sta, le, le salite sono sempre state eh, una, eh, una seconda, un secondo impegno per queste vetture. Giovanni Arosio, bello rivederla, caro ingegnere, un caro le saluto. Ricambio le, le ricambio il eh? saluto, le, le ricambio. Avrà visto in tempo reale Luigi Mosce, sì. le sai tutte io ti aspetto, ma ti ho già invitato, quindi eh, altri sì. ospiti importanti in eh, ingegnere. Evidentemente la 155 è la macchina che più di tutte è andata a catturare la passione, anche perché contemporaneamente alle vittorie, prima della Lancia e poi dell'Alfa, c'era una Ferrari che in quel periodo non riusciva a vincere, quindi fu un fattore potenziante ulteriore. È corretto dire, anche se lei è una persona sopra e non la a parlare di sé, che sia stata la race car eh, migliore mai costruita in Italia e fra le migliori di ogni tempo? La 155? Sì, la v Ma sì, è stata una macchina... Veramente il 93 è stato un bel risultato, ma è stato una bella sorpresa andare a battere i tedeschi come è stata anche in Italia ce n'ha avuto poco eco per me è stata una vittoria bellissima battere gli inglesi sempre con la 155 nel 94 con Tarquini sono state eh, io ho tre, tre cicli di vittorie Uno il mondiale con la 37 il DTM 94 eh, cioè il il DTM 93 e l'inglese del 94 che è stato anche lì frutto di un, una sapiente interpretazione del regolamento. Beh, come avete vissuto la fine di quel programma? Il programma DTM? It, sì, DTM-ITC. DTM-ITC ma ecogrammarico perché è, stato, è stata una brutta fine, una fine attesa ma non, non così... Eh, diciamo che c'è stata un po' di incertezza, poi si è capito che ci si, si doveva buttare sulla 156 eh, con, eh, per il super turismo e ci siamo dati da fare su quell'altra vettura. Beh, è strana la storia del gruppo Fiat, però, perché si pensiona la Stratos che vince. Poi si pensiona la Delta che vince ancora, poi si pensiona la 155 che comunque continuava a vincere, a dispetto che non vincesse magari il titolo, ma era la più vincente come gare parziali. È un po' è una dinamica costante del, del gruppo Fiat nelle corse. Sì, è, sì, è vero, diciamo che c'era bisogno di... Eh, 155 era fine carriera, era, fortunatamente era nato al 156, abbiamo dedicato il 98 a svilupparla, poi il 99 l'abbiamo eh, portata al capitolo italiano. Ecco. Che chiede? Chiedono cosa ne pensi lei delle VRC di oggi e dell'ABAT FCA di oggi? Doppia domanda in simultaneo. Allora, delle VRC credo che siano dei, delle macchine velocissime, forse anche un po' troppo. troppo, mi chiedo se ha senso eh, portare a questi livelli, cioè, io amo i rally ma con altrettanta eh, onestà mi chiedo se, se non si stia rischiando di nuovo il grosso incidente, FCA di oggi direi che aspettiamo i risultati del matrimonio con Peugeot ecco, a questo punto qui. Ecco proprio io volevo fare una considerazione. È curioso notare come due marchi che siano stati spesso feroci rivali eh, appunto in corsa, adesso siano alleati. O meglio, la Peugeot che ha sempre creduto nell'impegno sportivo, piccolo o grande che fosse, e è arrivata poi ad acquisire la Fiat. La Fiat forse ha dilapidato un po' di quell'immagine che si era eh, tecnologica che si era guadagnata con le corse. strada facendo, ecco. Probabilmente hanno sfruttato meglio il traino in Francia rispetto che in Italia. Beh, sicuramente la Peugeot ha creduto nell'immagine sportiva, soprattutto tramite i rally, e non ha mai smesso di credere. La Fiat ha avuto una politica altalenante, inutile ne negarcelo. Ecco. Peugeot è ancora oggi crede e fa le vetture per i rally, eh, lo stesso dica C. che è dello stesso gruppo. Hanno sempre creduto nei rally come strada eh, per avvicinare un certo tipo di pubblico. La Fiat evidentemente no, questa è stata una scelta strategica. Lei ha chiusa l'esperienza in Fiat il 31 dicembre del 2005, non ha più collaborato... Non eh. ho più, sono rimasto un po' in federazione, sono rimasto in Fiat come rappresentante italiano ancora per un annetto, eh, ero presidente della sottocommissione tecnica italiana e poi mi hanno sostituito. E ho lasciato perdere. Ho lasciato negli, ultimi, perdere. negli ultimi anni c'è stato qualche progetto, qualche vettura che ha guardato con, con particolare interesse? Mm, mm, no, direi di no. Nel senso che proprio mi sono staccato un po' dal. Non c'è stato, diciamo che c'è anche un'evoluzione. Quello che trovo più che una vettura è cambiato pesantemente il modo di, di pensare alla vettura. Da corsa, nel senso che, e ritorno al discorso mio delle salite, oggigiorno c'è poca inventiva, oggigiorno si vanno forti i monomarca, vanno forti le soluzioni singole, eh, va forte la produzione di un veicolo unico gestito da più squadre. Eh, sta cambiando molto il mondo dell'auto, dell ma anche quello dell'automobilismo sportivo. Il, il mondo dell'auto è ossessionato e assediato da problemi di inquinamento, da problemi di produzione, problemi. Cosa facciamo in futuro l'ibrido, l'elettrico? Qual è la strada migliore per, per continuare a fare auto? Eh, L'automobile sportivo si chiede cosa, cosa sarà del suo futuro. Ecco, sicuramente... Ci chiedono insistentemente cosa ne pensi dell'ibrido per la vettura stradale, in generale, per l'automotive la e anche, anche per, per le corse. Per la chiediamo. vettura stradale, eh, personalmente, lo ritengo una soluzione valida perché abbina, per, per chi ha una vettura sola, eh, penso che possa andare, cioè la, la possibilità di andare elettrico dove serve e, e a carburante fuori, credo che sia un, un compromesso interessante, un più, che più che l'elettrico puro, che se, a parer mio, da, da, da inesperto, sottolineo, da inesperto, l'elettrico puro secondo me... Non affronta il problema di quale sarà il futuro delle batterie quando fra 15 anni tutti saranno elettrici. ci sarà da cambiare le batterie, avremo delle montagne di batterie. Questo bisogna anche porcelo: cioè, il problema ambientale oggi è oggi un problema vitale per l'auto e per l'uomo. Inutile nasconderselo. Cioè, questo è il discorso. Bello. Nelle, nelle gare l'ibrido mi pare, sono, ho visto che non sono il solo a pensarlo. Mi pare nei rally assurdo: no? cioè, se, se il problema è andare forte. L'ibrido può solo aumentare le prestazioni, diventa un gioco tecnologico che porta eh, a, 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 ad aumentare il costo delle vetture. Secondo me, senza dei grossi risultati. È un tornaconto viceversa dal punto di vista immagine, perché vuoi dire sì, faccia, corriamo con l'ibrido, però ma il filtro delle prestazioni mi è, mi è un po' difficile capirlo. Ecco. Angelo Guzzetta, puntata di altissimo livello, grazie. grazie. <ride> Giulia, Giulia, nel DTM. Ultima considerazione, ci fa, ci, ce la fa il nostro Gaetano Oliva, una Giulia nel Ma DTM. Questo. Come base tecnica la vedrebbe una macchina come la contiene? Ma credo che il regolamento del DTM oggigiorno giorno sia. preveda qualsiasi vettura, per cui credo che. Eh, si mette un guscio sulla vettura, per cui eh, è solo più una volontà politica di far apparire un marchio. Perfetto, eh, ingegnere, io davvero la ringrazio per questo contributo, spero che lei sia stato bene in nostra compagnia che le, Assolutamente. i motivi di interesse ci sono stati stimolanti, io la lascio e veramente l'Italia da Corsa la ringrazia, mi faccio buona questo. Grazie a voi, questo. grazie, grazie a voi di cuore. Con... Prego, prego. Eh, niente, voglio salutare tutto il mio pubblico, ho visto che ho sentito Arosi, penso che qualcun altro ci sarà stato, per cui... Mi fa piacere, sì, è stato un modo di, di rivederli e di accostarli grazie per avermi dato questa opportunità a noi fa piacere che lei ci conoscesse già e questo è un, è un motivo di orgoglio per noi, ringrazio Pietro Vizzeri per il robusto lavoro di eh, regia e di sequenzialità delle immagini, ringrazio tutti coloro i quali ci hanno seguiti, ingegnere un abbraccio e ci, e ci rivediamo in salita, grazie, grazie di cuore. arrivederci, buone cose